Grazie, cari colleghi, buon pomeriggio e grazie per l'invito a Mix, ovviamente. Allora, dopo notizie un po' così, purtroppo non estremamente positive, tra l'altro sia sulla questione di DNS la si sta un po' allargando, facendola diventare un single point of failure, si vuole lavorare just in time sui blocchi che potrebbe tra l'altro creare, se questa piattaforma di AGCOM venisse implementata, creare un single point of failure. E anche la questione cloud, anche Paolo Di Francesco l'ha appena spiegato, è quello che è. Cerco di darvi una buona notizia io. Allora, parliamo di voucher per le imprese. Innanzitutto, chi è IP? IP è l'operatore. Pardon, nato nel 95 l'associazione di operatori, la prima associazione di operatori che oggi racchiude gli operatori più infrastrutturati come fibra ottica e più infrastrutturati come data center nel segmento PMI in Italia. Tra le tante iniziative è anche stato socio fondatore di Mix e ce ne vantiamo sempre perché è stata una delle nostre più interessanti iniziative degli albori. Questi sono i nostri associati. Dunque, le origini del voucher. Allora, essendo un aiuto di Stato, ogni aiuto di Stato deve avere diciamo, una competition policy, cioè l'Europa ci dice esattamente come le regole si dovrebbero scrivere, cioè quali sono le cose, le condizioni sine qua non affinché si possano dare questi aiuti di Stato. E questo è avvenuto ad aprile del 2015. E diciamo, nel giugno del 2016 lo schema che l'Italia ha sottoposto, che ovviamente doveva essere rispettoso di queste policy, è stato approvato. Uno stanziamento totale di 4 miliardi. Questo stanziamento diciamo, prevedeva alcuni diversi tipi di intervento. È uno stanziamento che l'ha fatto il MISE, quindi il Ministero dello Sviluppo Economico, che tramite il suo braccio operativo Infratel ha, diciamo, dato mandato alla stessa per procedere sui vari interventi che lo schema appunto prevedeva. Quindi questo aiuto di Stato 41647 è diventata la strategia italiana per la banda ultralarga che tutti più o meno conosciamo, in cui c'è stato un intervento, diciamo, diretto a concessione che ha previsto, diciamo, di mettere a bando di fatto la rete, la nuova rete in fibra ottica delle aree bianche, che è stata vinta in tutti i lotti da Open Fiber, come sappiamo, che diciamo, è ancora in corso con vari problemini, ma su questo per adesso no, evitiamo insomma, di parlarne. E poi anche un pezzo di questi fondi, un pezzo molto importante, con un modello specifico a contributo, ovvero si vuole stimolare diciamo, il cliente finale, il retailer o l'azienda a finalmente fare un salto di qualità per la propria connettività. Quindi diciamo, come dicevo prima, l'incentivo a cambiare connettività, cambiare la qualità, all'inizio diciamo, si è vista un po' quella che era diciamo, un gradino sfidante e si è impostato a 100 megabit. Poi dopo questo orientamento è cambiato svariate volte, a 100 megabit come soglia oltre la quale il voucher diciamo, si poteva erogare. Nella versione originale, in particolare, che di quei 4 miliardi voucher ne conta ben 1,3, diciamo, lo schema prevedeva tre tipi di voucher: uno di 5.000 euro da dare alle scuole, con questi soldi le scuole potevano comprare della connettività e, diciamo, sul libero mercato, 3.000 euro per le imprese, idem, 300 euro per gli utenti residenziali. Questo schema, che sostanzialmente è stato valido fino al 2019, quando poi si è entrati nel concreto diciamo, dell'attuazione, ha visto alcune modifiche, tra cui una leggera rimodulazione, visto che ci sono stati dei risparmi sulla gara, e quindi è stato portato l'ammontare a 1,54 miliardi. E purtroppo il bando delle scuole è stato, scusate, il voucher delle scuole è stato trasformato in un bando, e quindi praticamente Infratel purtroppo ha tolto dal libero mercato gli istituti scolastici che magari erano già stati collegati da tantissimi nostri associati, operatori in vera fibra ottica fino all'interno degli edifici e sostanzialmente li ha praticamente ce li ha tolti. Insomma, e purtroppo molti associati non sono molto contenti di questo.
Però ha poi varato i famosi 300 euro più i tetti residenziali in una fase 1, solo per le famiglie con ISEE sotto i 20.000 euro, ma purtroppo gli ha associato l'erogazione di questo voucher a l'erogazione anche di compensi che non erano specifici della connettività, però ancillari come tablet e PC. E questo tra l'altro ha creato anche molti problemi, ne parleremo tra un attimo. Questo è avvenuto sostanzialmente durante il picco dell'area Covid. E finalmente, oltre diciamo a entrare nel vivo della consultazione anche il voucher della fase 2 delle famiglie, quindi con ISEE sopra i 20.000 euro, con stanziamenti 407 milioni che a scadenza questo mese, sostanzialmente abbiamo anche il famoso voucher per le imprese. Cosa ha previsto il voucher per le imprese? Ha previsto contributi una tantum di 2.500 euro per ogni impresa. Le imprese devono essere delle PMI, poi lo vedremo meglio, e ovviamente vale per un solo collegamento, una sola sede. E lo stanziamento totale è 608 milioni. E la distribuzione di questi fondi è stata fatta secondo i canoni attuali del PNRR, nonostante questa misura sia collegata a quell'aiuto di Stato che abbiamo visto prima, quindi ben precedente al PNRR, quindi svincolata da quelle logiche, ma si è scelto di utilizzare quel metro, quindi sostanzialmente tre quarti dei fondi sono destinati al centro-sud, e la scadenza di questa misura, partita il 1º marzo, è il 15 dicembre 2022, prorogabile. Dopo vedremo per quale motivo molto importante la proroga per come si sta sviluppando questa misura. La condizione sine qua non, e questa è stata una grande vittoria della nostra associazione, è lo step change. Ma lo step change è molto qualificato. Siamo riusciti, diciamo, sostanzialmente a utilizzare il database di Agicom per sincerarci che il cliente dovesse aderire a un contratto commerciale solo con la migliore tecnologia disponibile. Perché altrimenti, scusate, ma lo sapete bene, saremmo ritrovati nella solita questione per cui il delivery più veloce è quello della vecchia rete in rame, saremmo tornati a riciclare ancora i vecchi pagamenti in rame. Quindi vediamo un attimo i destinatari, diciamo PMI, quindi fino a 250 dipendenti, fino a 50 milioni di euro di ricavi, il famoso step change, quindi un grosso incremento della velocità con la massima migliore tecnologia disponibile secondo il proprio map di Agicom. E sostanzialmente avevamo che inizialmente erano state escluse le persone fisiche, quindi professionisti sostanzialmente, e gli studi associati. Questa cosa è stata poi corretta dal MISE sotto, diciamo, varie, diciamo, osservazioni, tra cui la nostra, e questa cosa vedremo che ha portato a un effetto molto positivo, ovvero l'inclusione anche dei professionisti. Dunque, i criteri di accesso sono molto semplici, quindi sostanzialmente se un abbonato ha una connettività minore di 30 mega, uno step change, diciamo, di primo livello, quindi non da 2.000 a 2.500 euro, è passare da una velocità da 300 a 1.000, e ovviamente l'altro step change è passare oltre 1.000. Ovviamente l'obbligo è da dare il meglio, quindi in base a, essendo che proprio MA definisce la velocità sostanzialmente fino a 1 giga, è opzione dell'operatore poter, diciamo, dichiarare e rendere disponibili velocità superiori. Anche su questo c'è da fare una nota, ovviamente stiamo parlando di voucher per le imprese ad alta banda minima garantita, lo vediamo in questa slide. Non mi nascondo che ovviamente qualche operatore si è un po' rivenduto il GPON senza banda minima garantita, però diciamo che e lo vedremo tra pochissimo, questa misura è la prima in assoluto, e da quando sostanzialmente vengono fatti degli aiuti di Stato tramite Infratel, quindi ancora partendo dal 2012, i famosi fondi FAS per collegare le centrali di Telecom Italia in fibra ottica, quelle che non ne abbisognavano per poi dare il collegamento DSL non in anticipo del divide, ecco, questa situazione ha portato tantissimi operatori, nella fattispecie di IP, ad aderire immediatamente alla misura, ad essere i primi nelle prime 2 settimane ad attivarsi. Allora, sostanzialmente, la misura, la vediamo ancora un attimo, prevede per i tagli, diciamo, sotto il giga, la possibilità, diciamo, un contributo di 500-300 euro, che ovviamente viene dato in quota esente IVA per 18 mesi.
E il voucher B prevede anche la possibilità di ripagare una parte dei costi di legamento, quindi con un ulteriore 500 euro, ma solo per la velocità 1 giga. Il voucher B, scusate, il voucher C è identico, ovvero se nel roadmap è già colorato diciamo, il riquadro come verde, quindi come fibra ottica, non può essere dato il rilegamento. Anche se viene data la velocità oltre 1 giga, quindi vengono solo dati 2000 euro. Invece, nel caso in cui non sia presente una quadratino verde, quindi sostanzialmente sia una zona in cui non è stato già fatto un intervento di avvicinamento della rete di fibra ottica dell'operatore al cliente finale, è possibile avere anche ulteriori 500 euro per il contributo di rilegamento. Voi potete immaginare che sul voucher C, in particolare dove ancora nessun operatore ha infrastrutturato, diciamo, racimolare qualche cliente, 7-8 clienti, a volte permette anche di sviluppare con un po' di nodig e un po' di rete di accesso in fibra ottica, sviluppare la rete che va poi a bonificare frazioni scoperte, piccoli distretti industriali. Quindi, in realtà, nato come, questo noi l'abbiamo sempre sostenuto in Infratel, nato come misura solo di stimolo alla domanda, in realtà riesce poi a generare economie positive di infrastrutturazione diffusa. Allora, questo noi l'abbiamo visto dalla Sicilia alla Lombardia tra i nostri associati. Allora, la novità che vi dicevo prima è che con un decreto, diciamo, approntato il 27 aprile 2022, pubblicato il 19 maggio, quindi recentissimo, sono stati inclusi i professionisti e gli associati. Quindi, alla nostra osservazione che alcuni, segmenti dei voucher C, perché, diciamo, queste fasce che abbiamo appena visto sono divise per regione, e ogni regione ha sostanzialmente il 10% di voucher C, il 10% di voucher A e poi tutto il resto in voucher B, con la possibilità di rimodulazione. Quindi questa cosa è prevista già nella prima versione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di questo dispositivo. E Infratel, comprendendo che i voucher C erano stati esauriti dopo 4 settimane in Lombardia e in Veneto, grandissima richiesta, ha, diciamo, rimodulato e rifinanziato, quindi ha ripartito i fondi, ritrovando ulteriori voucher C, cioè sostanzialmente ne ha messi un 50% in più, quindi riaprendo i voucher C dove erano chiusi e dando la possibilità, quindi anche a questa parte scoperta, precedentemente scoperta, di partite IVA, la possibilità di godere di questo stimolo. Diciamo, al digitale, allo step change del digitale. Allora, come qui parliamo un po' di effetti economici. Come vi dicevo, tutti gli operatori B sono corsi, perché, come vi dicevo, è da anni che noi ci battiamo perché questa misura partisse. Noi ci battevamo già dal 2017-2018, cioè volevamo che partisse in parallelo all'infrastrutturazione della rete Bull, per una serie di motivi che tutti noi possiamo comprendere. Non è avvenuto, però perlomeno è avvenuto in questo momento in cui c'è un grande problema, voi lo sapete, di redditività anche delle nostre aziende dovute all'enorme incremento di costi energetici. Ecco che l'effetto che noi abbiamo visto nel nostro centro studi su una serie di aziende campione infrastrutturate è del 10% del fatturato, che è molto importante. Abbiamo visto che questi soldi vengono erogati per i voucher C in 24 mesi, per tutti i dati in 18, quindi mediamente in 21 mesi noi avremo l'effetto di incremento del fatturato, si può anche dire anche di marginalità, perché ovviamente c'è un effetto scala nell'andare a fare questo lavoro, che viene amplificato dall'effetto trascinamento. Cioè, visto che i fondi sono moltissimi e visto che c'è lo step change che prevede che non arrivi l'asso pigliatutto Telecom Italia che attacca l'FTTC a tutti e prende i soldi, questa misura sta facendo del churn, quindi permette per la prima volta a clienti di operatori nazionali con servizi generici di andare a servizi specifici ad alta qualità di operatori locali che fanno parte del comparto IT e di altri. E questa è la prima volta che questo succede. Tra l'altro, oggi ero al Mise, si parlava sostanzialmente del depauperamento del mercato, che tra l'altro è proprio opera di chi se ne lamentava, e si diceva proprio che c'è troppa concorrenza. E appunto, è la concorrenza che infastidisce i grandi operatori. Il concetto molto importante della ripartizione just in time, che vi dicevo prima, abbiamo già visto un esempio nella riapertura dei voucher C, laddove erano già esauriti. Ecco, Infratel
Dice che via via, mano a mano che la misura andrà avanti, quindi andrà avanti sicuramente entro fine di quest'anno, ma probabilmente verrà prorogata anche nell'anno prossimo a esaurimento fondi, si riserva, e questo mi sembra molto positivo, laddove ci sia un sottoutilizzo in alcune regioni, ripartirle nelle altre regioni che ne hanno avuto più bisogno. Diciamo che, come vi dicevo, il bilancio è veramente positivo. Questo è il primo, vero, unico incentivo aperto a tutti gli operatori che si sia mai visto in Italia. AIP ha fatto tantissimi seminari, ha stimolato i propri associati a prepararsi per tempo, fare della business intelligence, a sviluppare i sistemi, a essere pronti a fare la prenotazione con i sistemi machine to machine, cioè tutto ciò che serviva per essere pronti il 1 marzo, che è successo alle 13:37, quando i server di Infratel hanno aperto la prenotazione. Tantissimi operatori AIP erano già pronti, come dicevo prima. È stata dimostrata, già dimostrata, ma faremo un case history al termine di questo, diciamo, di questa misura. È stata già dimostrata la tesi che ha sempre portato avanti AIP, ovvero con misure come queste, al posto di scialacquare decine di miliardi, è possibile andare facilmente, velocemente, immediatamente sul cliente a risolvere problemi di connettività e a volte farlo anche come, diciamo, nell'esempio che facevo poc'anzi, andando a infrastrutturare localmente esattamente dove serve e con delle, diciamo, delle economie di scala che si sviluppano semplicemente sulla domanda. Ecco, noi siamo molto molto felici dell'andamento di questa misura. Siamo consapevoli che poi purtroppo il contorno è sempre un po' anticompetitivo per le PMI, ma questo è sempre stato così, lo sappiamo. E nonostante questo, lo vediamo in mix e lo vediamo in tutti gli afferenti mix. Anche gli operatori AIP sono sempre cresciuti tantissimo, certo, saremmo cresciuti molto di più, un mercato più, diciamo, rispettoso di tutte le aziende, ma siamo convinti che continuando le nostre battaglie associative riusciremo a promuovere ancora un'ulteriore manovra simile a questa, sia in campo italiano ma anche in campo europeo.